Fuori dal campo Massimo mi aiutò ad avere un passaggio graduale. Questo io lo devo riconoscere, è stato un vero amico, nel senso che io già lo conoscevo e ebbe un occhio di riguardo, perché il passaggio da giocatore a dirigente non è facile. E lui nelle partitelle dove mancava qualcuno, vai, cambiati, mi metteva dentro, una cosa e un'altra, e chiaramente anche lì sentivo la grande responsabilità del presidente che già da 2 anni mi chiese di fare questo ruolo. Io gli dissi, cioè gli ho detto: se mi aspetti un anno, fammi giocare ancora un anno e poi lo faccio. E lui mantenne la parola. Io la mantenni a mia volta perché quell'anno ritornai 6 mesi, non so se ti ricordi, Come? qui a Pescara. Era già previsto che poi io facevo, però il Frosinone vinse il campionato. Io ero venuto in prestito qui a Sì. Pescara, lasciando un anno di Serie A a Frosinone per mantenere la parola che gli avevo dato, e io credo che questo lui Beh, l'apprezza certo. attualmente, insomma. Con Zeman sicuramente non avevo quel feeling che avevo con mister Di Francesco, Forse ecco. anche per questione di età. Probabilmente non ero neanche io nell'umore adatto di concepire alcune sue esternazioni con chi non giocava, li trattava veramente differente da chi. Però fino a 2 anni fa, quando è ritornato, il No, rapporto poi, poi. poi ci spiega, cioè, poi le cose in quel momento, magari il rancore lo porta, Passa. poi passa, ecco, poi anche mi fece 2 battute ricordando quei momenti e poi passa tutto, perché poi lui ha una grande ironia. Io, Luciano, purtroppo l'anno scorso ho visto poco perché per vicissitudini Vabbè, di sei venuto però nella orari, primavera anche. esatto. Però non so quello che farà a livello tecnico. Quello che sono certo è che lui costruirà una grande squadra, ma dal punto di vista morale lui ha una grande capacità empatica con tutti e quindi partire da questo presupposto fa veramente ben sperare. In più, penso che vedendolo lavorare, però sono un po' di parte, ha veramente anche delle idee innovative. Hanno bisogno di tempo, come tutte le cose, bisogna un po' avere pazienza.